Ciao amici, oggi parliamo del salmone affumicato che vendiamo in Aerobica Pesca. Allora, abbiamo tre provenienze, quello di provenienza norvegese, quello di provenienza scozzese e selvaggio di provenienza canadese. Allora, il provenienza norvegese è un salmone di primo prezzo, ma comunque di qualità. Poi abbiamo un salmone di provenienza scozzese, i due sono allevati ed è un salmo salar, è praticamente allevato in modo estensivo e con mangimi di maggiore qualità. Poi abbiamo invece la provenienza canadese selvaggia, abbiamo due qualità, un sockey da 100 grammi che è un salmone più rosso di carnagione e invece un argentato che ha un colore un po' più chiaro. La differenza sta dei tre tipi, dei livelli di grassi e il sapore della specie e poi anche del livello di tipologia di mangime. Ovviamente quello canadese che è selvaggio ha dei prezzi molto maggiori rispetto a quello allevato, per cui il fornitore tende a affumicarlo di meno, per cui possiamo avere un gusto un po' più naturale rispetto a quello norvegese e quello scozzese. La ricetta del giorno invece è salmone affumicato con le tagliatelle. Prendete per 4 persone 200 g di salmone affumicato, di cui questi 250 g verranno fatti in padella con della cipolla e fatti appassire e insaporire. Poi gli altri 150 g di salmone affumicato li frullate con della panna fresca in modo tale da creare una cremina che farete ridurre insieme al salmone da 50 g con la cipolla già appassiti. Fate poi bollire le tagliatelle con l'acqua e sale e quando sono un po' al dente le scolate, tenete l'acqua da parte che userete come collante perché sarà ricca di amido della pasta, le fate saltare in padella queste tagliatelle con questo bicchiere di acqua con un minuto proprio per far finire la cottura e poi il piatto è pronto. Per oggi è tutto, vi raccomando di mettere mi piace, commentate, condividete. Sono qua a vostra disposizione, buon pesce a tutti!